Simone Inzaghi prova a tenere i suoi con i piedi per terra dopo il roboante trionfo nel derby di Milano. Noi la squadra più forte d'Italia? Assolutamente no, ha esordito il tecnico dell'Inter a DAZN. Abbiamo fatto un grandissimo derby, siamo stati sempre concentrati, abbiamo fatto gol nei momenti giusti e devo fare i complimenti ai ragazzi, ma sappiamo che non è niente. Siamo solo all'inizio della stagione. Dobbiamo continuare così, ora arriva il difficile, con tante partite ravvicinate. Inzaghi non si è voluto soffermare troppo sulle prestazioni dei singoli. Mkhitaryan? Lo conosciamo tutti. Io guardo quello che i miei ragazzi danno in allenamento. Ero un po' preoccupato dopo la sosta, visti anche i rientri dell'ultimo minuto. Ma i ragazzi mi hanno dimostrato di essere pronti per partite così. Io re dei derby? Mi fa enormemente piacere per la nostra gente, per la società e per il presidente. I quattro derby vinti l'anno scorso ci hanno portato a vincere un trofeo e a raggiungere finale di Champions, ma ora siamo solo alla quarta giornata. Il campionato è lungo e apertissimo. Fondamentali anche i subentrati. La panchina lunga è importantissima. Ora giocheremo ogni tre giorni e ci sarà spazio per tutti. Il gol di Leao è arrivato in un momento in cui non c'erano particolari avvisaglie. Forse avremmo dovuto palleggiare meglio, ma poi i subentrati ci hanno dato un grandissimo aiuto. Tra i grandi protagonisti del derby anche Marcus Thuram, Marotta e Ausilio lo volevano già l'inverno scorso. Io che non lo conoscevo avevo parlato di lui anche con Deschamps. È un calciatore con grandi qualità ed è anche un bravissimo ragazzo che si è fatto subito voler bene. Abbiamo cambiato 12 giocatori e non è poco. La stagione dello scorso anno ci ha dato grande consapevolezza. Ma ora viene il difficile e dobbiamo farci trovare pronti.